La digestiva con il costume hawaiano e poi qui ancora sotto una foto di un uomo con Augusto che è quello che lo regge sulle spalle e poi ancora un po' diciamo la storia del territorio, gli agguati di Camorra che succedevano fino a poi arrivare in fondo al pannello a sinistra con due scene. Sono momenti di eventi che sono diciamo inseriti all'interno di un festival, il Festa dell'Impegno Civile che come comitato Indiana Libera portiamo avanti ogni anno perché ok, quindi la prima cosa devi essere credibile perché altrimenti ti devi star zitto. Da chi è credibile alcune volte accettano delle cose, però, e quindi ci puoi anche dialogare, ci puoi anche provare. A me andiamo per le strade, in quelle strade che tante volte vedono fiumi di camicie blu, come è stato quest'anno, in questo momento vedono delle singole camicie blu camminare. Qualcuno che viene da tutta Italia, dal Friuli, dal Veneto, dalla Puglia, dalla Calabria, dove io sento qui in Calabria, no? Quanti amici te ne avete in Calabria? Dal Veneto, dalla Puglia, Campania, come ci sta? Dimentico qua. Lazio, Lazio. Ah, dal Lazio, dall'Abruzzo. Poi vengono pure dalla Toscana, da Pisa, no? E poi dalla Toscana, ecco, quelle che abbiamo presentato qui. Vengono da tutta Italia. Vieni a vedere quello che è successo da quella mattina, ma tanta cosa bella che comunque dove sono nati. Stanno qua a dirti che ti vogliono bene, come vogliono bene a Marisa, vogliono bene a Emilio, e ci tenevano a portarti il loro abbraccio e il loro affetto. Siamo stati 7 giorni insieme, domani se ne vanno. Quindi c'è chi se ne torna a Puglia, chi se ne torna in Calabria, ognuno torna a casa sua. E torna a casa e parla di te. E qua ci vicino a mamma Yolanda. E quindi noi questa mattina insieme vogliamo rinnovare anche noi, insieme a te, insieme a Nino, insieme a Augusto, a Raffaele, che ormai anche loro fanno parte della grande famiglia Scout. Vogliamo rinnovare la nostra presenza. A voi mi impegno su. No, e voglio esserne degno per te, o Signore, la giusta e retta via mostrami tu e la promessa mia accogli o Gesù. Mostrami tu che la promessa poi ha portato a tutto quello che vediamo oggi in questo territorio, ma anche questa figura di Don Peppe sdoganata in tutta Italia. Niente, Don Peppe disse adesso io mi avvio a dire messa, chiuse la porta dell'ufficio, dello studio e si avviò quel corridoio della parrocchia. Io mi stavo lanciando la scarpa fuori dalla porta e si aspetta, dice no, poi ci vediamo stasera. Appena finito insomma l'operazione, proprio camminando così mi ritrovai alle spalle leggermente
spostato sulla sinistra e vidi questo soggetto e il sacrestano che stava a fianco. Chi stava di fronte, evidentemente il sacrestano aveva portato il killer in chiesa non sapendo essere un personaggio così, un camorrista, perché evidentemente pensava cercasse un certificato cosa. E questo camorrista disse: chi è Don Peppe? Quindi vedendo due persone chiese chi era Don Peppe, e Don Peppe ebbe con la testa facendo un cenno positivo, diciamo, a terra. Non voglio mai capire chi, se non mi rispose. E questi colpi sparati nella parte del viso, già poi dopo è stato inserito anche nel gergo